Di un flash mob, si tratta di un'iniziativa spontanea, un passaparola di messaggi attraverso i telefonini. Migliaia di persone, per esempio qui a Cagliari, sabato si sono ritrovate in Piazza del Carmine per ballare tutte insieme. Vediamo. Un grande numero di ragazzi che si riuniscono in una piazza in un determinato momento, in una determinata ora, in un momento esatto. Fanno una cosa insolita, si mettono a ballare. Perché avete deciso di venire? Perché è una cosa innovativa che non si era mai vista qua a Cagliari e quindi volevamo venire a vederla. Per ridere e fare casino. 5.000 giovanissimi trasformano Piazza del Carmine in una discoteca al ritmo del Gangnam Style. Chi non lo conosce ha più di 20 anni, perché questa canzone è la più cliccata su YouTube. Il cantante, il rapper sudcoreano PSY, per chi va a scuola o in istituzione. L'abbiamo conosciuta in classe su YouTube, quindi ci è piaciuta e abbiamo deciso di ballarla. Non ce l'aspettavamo, abbiamo raccolto tantissimi consensi. Siamo sui 3.500 effettivi su Facebook, adesso vedremo. Ci si può vestire come si vuole, so bene. Sì, l'unica must, diciamo, sono gli occhiali da sole. Folla da fare invidia ai politici di ogni colore, eppure un raduno organizzato solo per divertimento grazie ai social network. E se c'è chi si è buttato nella mischia soltanto per giocare? La coreografia non la so fare molto bene, però insomma ci proviamo, diciamo. C'è chi l'ha presa sul serio studiando con largo anticipo anche la coreografia. In 2 giorni si è studiata una coreografia e in 4 giorni è riuscita a farla imparare ad almeno una 50ina di persone.